La mia storia è una questione di lettere. Dalla nascita il mio percorso è stato una scala tra vocali e consonanti. Da figlio di nessuno, anche se pare che ci fosse in mezzo il mare della mia città, femmine per ogni porto, dunque, da NN a NU, operatore ecologico, né turbino, scopatore per i miei rimasti giù. Boh, non è che uno nasce scopatore, però dopo il servizio militare addetto alla ramazza, e solino al vento e vela nelle libere uscite dell'arsenale qui nella città speziale, mi piaceva dire da marinaio semplice. Vuoi per l'amore di una donna di qui, vuoi per un posto che si era liberato, io qui sono rimasto a La Spezia. Il pallino delle statue però mi è rimasto da picciorille. Me ne sono perfino fatto una ragione perché la buonanima del mio patrigno che veniva a prendermi in orfanotrofio ogni domenica e fare le vie della città, del centro storico, via Toledo, la galleria, piazza Plebiscito, quando arrivavamo davanti al Palazzo Reale mi raccontava sempre quella stessa storia. Ovire Achille, e io lo vedevo. Achille è Carlo V d'Asburgo, che con il dito indice, ovire, e io continuavo a vedere. Dice, chi ha fatto proprio qui a terra? Carlo III di Borbone, che l'altro risponde, io non ne so niente. E Gioacchino Murà, ovire, risponde tutto altezzoso. Sono stato io e allora, e a quel punto zio mi fissava severo, severo, e mettendosi nei panni dell'ultima statua, quella di Vittorio Emanuele II, fa il gesto di chi sguaina la spada e urla, ah sì, e mo tu taglia. Allora, tutte le volte che giro le città, seppure il mio lavoro mi spinga a tenere gli occhi bassi, io di tanto in tanto alzo lo sguardo, mi metto a vedere le cose che accadono in alto. Ma non nelle case, sapete, quelle finestre illuminate appena appena, con le tende che dicono e non dicono se c'è la vita lì dentro. No, non ho mai avuto quel tipo di curiosità, ma è stato un voyeur. A me interessava quella che stava sopra i palazzi, la faccia delle case. Così, non so dire bene da quando, sicuramente in una pausa sigaretta, mi avevano intrigato le due donne sul palazzo del governo. Una mi pareva la madre e l'altra sicuramente la figlia. Dell'una la severità e dell'altra la leggiadria di chi si aspetta dalla vita qualcosa, ma soprattutto che quel qualcosa combaci nel disegno con i desiderata dell'altra più matrona e accigliata. E per diverse settimane, forse addirittura un anno più o meno, dalla stessa postazione, me le guardavo, immaginando tra un tiro di sigaretta e l'altro, appoggiato alla scopa, che tipo di discorso potessero fare. Parlavano di felicità, di vita, delle cose giuste da fare, di come educare i propri figli e che peso dare al desiderio che smuove ogni cosa. Da marinai ce lo dicevano i più vecchi, l'acqua cheta rovina i ponti, però vuoi per rifare delle macchine che si stampavano sulle forme di lei, vuoi per l'inclinazione della luce, a me la picciarella pareva tutt'altro che quieta. Che parlassero di uomini, perché per parlare le statue parlano come, l'ho scoperto molto dopo. Quando la prefettura aveva infatti incaricato l'azienda di provvedere alla pulizia del portici davanti all'ingresso, solo allora mi accorsi, in uno dei primi turni che proprio di fronte alle due ci stavano ben 5 uomini, 5 a 1, diceva Totò, per ogni uomo 5 donne, e chiama la sfiga quella. I 5, praticamente nudi, si ripetevano nelle pose 3 in una e 2 in un'altra. Gli uni parevano mimare il movimento dei giocatori di calcio quando fanno esercizi di riscaldamento fuori campo, e gli altri due quasi femminili, un po' ricchiuna. Fatto sta, se la numerologia è cabala, scienza esatta, qui i casi erano due. O all'origine erano 3 e 3 e uno si era buttato giù magari per disperazione, per amore. Oppure 2 e 2 erano in una tresca e il solo che rimaneva era il promesso per la ragazza di fronte. Comunque, l'avere scoperto che c'erano i maschi di fronte risolveva l'altro mistero, che pure fino ad allora rimaneva irrisolto. Sopra le due donne, nel mezzo della facciata, ci stavano infatti 4 armature. 4 armature su un lato, 5 uomini nudi dall'altra. Come nel gioco dei 4 cantoni o della sedia, uno non avrebbe mai potuto vestirsi varcando il guado del corso, a meno che, beh, a meno che quell'unico rimasto senza vestigia, in realtà era destinato alla donna, e l'armata, perdendo una lettera, sarebbe di colpo diventato l'amata. Perché nelle corrispondenze è sempre questione di lettere, questo si sa, ma allora come spiegare il resto? Il resto è questo. Una volta percorso il perimetro intorno al palazzo, mi faccio la Piazza Europa e devo dire che non mi dispiace perché c'è il mare,
e accadono due cose che per un motivo o per un altro mi dicono che quello è il tempo giusto del mio lavoro, che insomma mi sto portando bene nelle pulizie e che non manca molto alla fine del turno. La prima è l'apertura delle imposte dell'inquilino del palazzo, che chiamerò il presidente per comodità e con una punta d'orgoglio, visto che alle 6 in punto quelle si aprono e io controllo l'orologio e dico: mo ci siamo. La seconda è quando mezz'ora dopo vedo attraversare la piazza una ragazza quasi sempre vestita di nero, bionda bionda, che io ho immaginato essere una principessa del nord, tipo del polo, perché diciamolo pure che soprattutto quando c'è tramontana la temperatura scende assai. Su questi due incontri si regola il mio tempo e tiro dritto, occhi fissi al suolo, come un cavallo da tiro con la carretta che mi porto appresso e mi fa da casa certe volte. Ma tant'è. Partecipando così a quel tutto mi sembra di fare parte di qualcosa, infatti non vi nascondo che mi piace pensare a volte che magari voi lei, la principessa, voi il presidente, l'uno scorgendomi dal balcone e l'altro incrociandomi in piazza abbiano pensato: sono nei tempi. E sicuramente avrà giocato nel fatto, in una nuova scoperta che mi riportava al palazzo, il fatto che un bel giorno, sollevando lo sguardo a quell'angolo dell'immobile, avessi trovato già aperte le imposte, da molto prima del tempo stabilito. E come forse per cercare un altro riferimento lungo tutto il primo piano, lo sguardo levato al cielo, ben oltre il tempo abituale, fossi incappato in un'altra visione. Non una, ma ben cinque donne abbastanza discinte se ne stavano a livello, intervalli regolari, lungo la facciata. Belle, sicuramente belle, interessate, non so quanto a possibili interlocutori, visto che da quella prospettiva non era mica possibile intravedere i cinque del palazzo di fronte, ovvero dietro l'angolo, presi, come se non lo erano, nel tiro incrociato di lei e della sua madre matrona. Eppure, nulla sarebbe stato più semplice a questo punto che maritarle con i cinque e lasciare la suprema da sola, in una inguaribile attesa di un tempo, quel tempo di amare che rende superfluo ogni cosa, perfino una madre eccessiva nelle attenzioni e nella premura, fino anche il passato. A meno che quelle cinque donne non stessero come aspettando, ognuna di loro, correndo da sola il proprio turno. Ovvero accedere al posto occupato da quell'altra e rubarle il titolo di favorita. Cioè che ad ognuna di loro fosse data una chance di amare. E non uno solo degli uomini, magari tutte e cinque in una volta sola. Però non spiegava un siffatto dispositivo, la presenza di sole quattro armature, vestigia che se stessero lì a dire che i pretendenti se le fossero sfilate da quell'altra parte, come accedendo ad un luogo delupanare, un bordello, insomma. Dunque, così non era. Ma intanto il sole sorgeva e perfino la chiesa sembrava disabitata per ore da ogni possibile miracolo, l'unico di fatto che avrebbe potuto sciogliere l'enigma che una, almeno una, delle cinque sorelle appartate, lasciate ammirare un orizzonte di mare, di navi, avesse potuto parlare e dire a me, che le stavo a sentire, adesso ti dico come stanno le stalle.